Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 127 di Dragon Ball Super. Ragazzi, oggi mi vedete in queste vesti perché sono raffreddato e forse si vede e si sente soprattutto dall'audio che ho questa voce un po' nasale, però ragazzi non ci posso fare niente e soprattutto ho avuto anche la febbre, quindi non sto veramente benissimo, però sicuramente non vi lascio senza episodio, anche se lo faccio breve. È abbastanza tranquillo, senza urlare, senza fare niente che possa compromettere la mia facoltà di fare questo video. L'episodio inizia come era finito l'episodio scorso. Jiren si era arrabbiato e Toppo era stato appena sconfitto. E infatti in questo episodio la prima cosa che vediamo è Jiren che sfodera il suo potere. E soprattutto, come vedete in questa immagine, è fantastico. C'ha questa specie di trama infuocata, tutte queste venature, è molto bello. Qua la vedete proprio sgranata, ma perché è proprio l'effetto che gli hanno dato. E infatti lui l'associa al calore, questo suo potere, e infatti diciamo è tutto così offuscato proprio perché, cioè, in generale quando vedi una fiamma, sopra questa fiamma vedi un po' tutto offuscato proprio per la proprietà che ha il fuoco. Quindi, dopodiché si scontrano tutti e tre contro di Jiren, ma non possono veramente fare niente contro l'alieno che già era forte e adesso è diventato praticamente insuperabile. Ovviamente il più intraprendente è sempre Vegeta e infatti si scaglia verso Jiren da solo. Jiren lo ferma e lo distrugge, gli scarica praticamente tutto il potere. Però come vedremo adesso è stato praticamente sfinito dall'autodistruzione che ha fatto contro Toppo. E comunque si trasforma in questa nuova forma, Ultra Istinto come vogliamo chiamarla, e anche in altre parti dell'episodio sembra essere scarico ma si ritrasforma. Quindi è molto strana, speriamo che non sia un errore e verrà spiegato perché lui può farlo. Quindi ritornando a Goku, gli lancia una Kamehameha veramente fortissima, Jiren con un pugno verso l'altro gliela disintegra. Molto scenico, a livello visivo questo episodio è veramente fantastico. Dopo che lui ha neutralizzato sia Goku che Vegeta, sta per avvicinare a questi ultimi, ma alle sue spalle compare C-17 che gli sferra una sfera così potente che ha tipo la forma dell'atomo, una cosa fantastica come viene disegnata, come state vedendo, ed è veramente bellissimo e potentissimo, tanto che riesce a scalfire Jiren. Quindi, tutti insieme capiscono che per sconfiggere Jiren serve prenderlo alla sprovvista. Perché se lui sa che attacco stai facendo, comunque te lo annulla, perché è molto più forte di te. Quindi tutte e tre si mettono in tre punti cardinali diversi e sparano tutte le cose di energia potentissime, però Jiren ovviamente sta fermo lì, appena capisce che è il momento, boom, scaglia tutta l'aria e disintegra tutti e tre, proprio non si riescono più a muovere. Mentre Jiren dice che darà il colpo di grazia a questi tre combattenti, arriva Freezer dal cielo e gli tira un calcio. Dopo aver combattuto un po' si trasforma in Golden. Ah, mamma mia, io le regole non le seguo, ti ucciderò con le mie mani. Però viene ovviamente disintegrato da Jiren senza nemmeno parlare. Però è ancora vivo. Dopodiché arriva la parte secondo me più importante di questo episodio, la storia di Jiren. Belmont non riesce a stare con la bocca chiusa e racconta un po' la storia di Jiren. Perché Jiren dice che in verità lui un desiderio ce l'ha. Un giorno, tornato a casa, vede i suoi genitori a terra, morti da uno presunto malvagio chiamato solo con questo nome, e ovviamente Jiren subito li vuole vendicare, ma il suo maestro lo salva. Facendolo allenare, continuandolo ad allenarlo, Jiren riesce a prendere un bel po' di persone al suo seguito, e tutti insieme, quando si ripresenta di nuovo il malvagio, si scontrano con lui. Però vengono malamente sconfitti tutti. Dopodiché Jiren dice non ci possiamo arrendere, continuiamo a combattere, ma nessuno lo segue più. E da qui capisce che lui non si può fidare di nessuno e l'unica cosa che gli può dare giustizia è la sua forza. E quindi per questo è ossessionato così tanto dalla forza. E quindi non viene detto, ma presumo che il suo desiderio sia proprio di far tornare in vita i suoi genitori. L'episodio praticamente finisce in un arco di 2 minuti, dove c'è Jiren che dice: Belmont, meglio che stai zitto perché sennò veramente ti distruggo a te, non ti preoccupare perché lo sai che sono più forte di te. Lancia una specie di sfera enormissima per distruggere qualsiasi cosa e per vincere questo torneo. Ma tutto ad un tratto arriva C-17 che si mette davanti questa sfera e cerca di respingerla, non riesce
e quindi l'unica cosa che gli viene in mente è di autodistruggersi. Crea uno scudo intorno a Goku e Vegeta per, diciamo, salvarli e per fargli recuperare le energie e si autodistrugge, riesce a placare questo attacco di Jiren e l'episodio finisce con Goku e Vegeta a terra, anzi con Vegeta che si è ripreso e vuole sconfiggere a tutti i costi Jiren. Viene visto anche in un frame che a Freezer non fa lo scudo, però è lì e soprattutto non compare nella panchina dell'universo 7, quindi è ancora vivo. E soprattutto, per chi se lo stesse chiedendo, 17 non compare nella panchina dell'universo 7 perché si è autodistrutto. E soprattutto l'universo 7 non vince automaticamente perché Jiren non viene escluso, perché in un certo senso Jiren non ha ucciso C-17, ma è stato C-17 a uccidersi da solo. Quindi il torneo continua ancora per poco e, secondo me, come si vede nelle anticipazioni, Vegeta combatterà con Jiren, verrà sconfitto perché viene scritto la caduta di Vegeta nel titolo, quindi credo che verrà sconfitto, dopodiché gli ultimi tre episodi vedremo quel fantastico Goku rosso che si vede nell'opening. Veramente io spero, io sto aspettando questo momento di Goku rosso dall'inizio del torneo del potere. Solo quello sto aspettando, nient'altro. Quindi datemi Goku rosso, dateci Goku rosso e saremo tutti contenti. Ragazzi, come dico sempre, vi ricordo di passare dal nostro canale, andare a vedere i nostri altri video, passare dal nostro blog e dalla nostra pagina Facebook. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!